Dato che mi avete chiesto di portare video in cui io ovviamente mi diverto, perché faccio sentire nelle vene il divertimento che provo anch'io, allora ho detto: beh, la situazione è questa qua. E i grandi filosofi dicono: se vuoi trasmettere qualcosa, devi divertirti tu per prima. E quindi oggi faremo un piatto che molti di voi forse non conosceranno, però sono i casoncelli, tipico del mio paese qua di Bergamo. Allora, oggi innanzitutto vi serviranno dei casoncelli, credo li potete trovare in tutti i negozi, quelli mi raccomando freschi e nutrienti innanzitutto. Poi prendiamo la pancetta, va bene qualsiasi marca, basta che non sia scaduta come questa che è avariata. No, sto scherzando, è bella sostanziosa. E nel frattempo ci mangeremo un bello panino nutritivo. Questo era una merendina. Direi di mettere... Intanto prendete una padella circolare, concava. Ok, l'abbiamo messa a stile, guardate. Ok, è stata messa a stile, noi la aggiustiamo leggermente e accendiamo il fuoco. Ok, una volta che abbiamo acceso il fuoco, la facciamo riscaldare. Ci mettiamo dentro dell'acqua tiepida, perché sennò se io la metto fredda, il processo di ebollizione, come preferite, tanto entrambi succedono, sarà breve. Quindi intanto mettiamo un bel po' di acqua. Ok, guardate, ok, credo che questo può bastare. E aspettiamo ovviamente il tempo che quest'acqua arrivi a una temperatura di 100 gradi. Nel frattempo prendete una bella padella e la poggiate con stile su un altro piano di cottura. Ecco, la mettete direttamente qua sopra e con la pancetta che vi ho fatto vedere prima, questa molto nutritiva, prendete la pancetta e la mettete, ovviamente le dosi sono a scelta. Certo, se siete a dieta non la fate direttamente sta roba. Ok, e la mettete in base al vostro desiderio, gusto e tutto. E accendete ovviamente anche il fuoco di lì, così che la pancetta si inizi a sfrivolare per bene. Ok raga, la pasta sta bollendo, sono passati un paio di minuti. E prendete una bella manata di casoncelli. Prendete una bella manata di casoncelli, ovviamente le porzioni sono personali, e la fate cadere direttamente come ho fatto io. Metteteli con cura, io purtroppo ho solo una mano, quindi... Ok, questa è la porzioncina più o meno nutriente che prenderò io. Comunque il panino nutritivo era molto 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 nutritivo. Ok raga, siamo ritornati in questa nuova inquadratura. Come potete vedere, sta diventando bello fries la pancetta. Poi vi serve molto formaggio nutriente. Sta scaricando raga la webcam, ma come mai? Come mai sti problemi di carica? Vabbè, prendete il formaggio. Formaggio Virgilio, grana padano mi raccomando, bello nutriente. E nel frattempo che si cucina con la roba lì. Ok, quando vedete che praticamente è arrivato sto colorino non marrone, però quasi, spegnete tipo il fuoco. Nel frattempo la pasta sta bollendo. E allora, la pasta sta quasi pronta. Ovviamente lo capite, appena fa le bolle molto alte, a momenti stava uscendo l'acqua. Prendete immediatamente, appena c'è sto fenomeno qua che vi ho fatto vedere, prendete, intanto riaccendiamo il fuoco del bello bacon. Ok, prendete con un mestolo bucherellato, prendete i casoncelli e li mettete ovviamente nella padella nutriente. Qua ce n'è ancora uno, ma non riesco con una mano. Facciamo saltare in padella per bene la roba. Fate saltare per bene in padella la roba. Poi nel frattempo che il fuoco sta acceso, io con una mano devo fare tutto, ma è impossibile. Andate col bello formaggio nutriente. Allora, guarda, mi stavo uscendo sta roba. Ma è troppo, basta.
Ok. Scusate se è un po' instabile la ripresa, ma con una mano impossibile. Ok, fate girare tutto. Ok, fuoco bello acceso. Prendete un po' d'olio, mettete ovviamente a scelta. Ora me ne cadrà un quintale. Ok, poco. Fate fare due salti. Ok, spegnete. E direttamente caldo caldo fate cadere qua dentro. Aspettate un attimo che con una mano non riesco. Stava cadendo. Ok, vi faccio vedere da qui. Praticamente voi ovviamente prendete la pancetta, che è quella buona, la proprio prendete e mettete direttamente nel piatto. Ok. E ovviamente poi pulirete la padella in caso è sporca. In caso mio la riposiamo con stile. Ok. Poi qua ci sta la... Qua ci sta la pasta nutriente. Se volete prendete un altro poco di formaggio e lo aggiungete sopra. Non in questa maniera. Ok. Ve lo poso intanto qua. Poi prendete una forchettina nutriente. Ok, eccolo qua il piatto come si presenta, molto nutriente, ricco di proteine, carboidrati, carne e pancetta. Facciamo questo bel test, guardate come fuma. Veramente uno dei piatti del nord che vale provare, mi raccomando raga, se volete farlo provatelo. Nice. Ovviamente la pasta richiudetela e la riposiamo con stile. Ok. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Scusate ma oggi mi volevo divertire, forse non ci saranno tanti editing, ma ci dobbiamo divertire. Infatti è un casino sta cucina. Io vi saluto raga, ci metterò un bel po' d'ore e ci vediamo in un prossimo video o in un'altra roba, non lo so. Ci vediamo, bella.